Ottavo municipio, ci troviamo in via di Tor Bella Monaca, dove la scorsa settimana avevamo denunciato una bruttissima discarica. E sono con i componenti del municipio, della giunta municipale, con personale del Comune di Roma. Presidente Lorenzotti, sono con Ezio D'Angelo, Presidente della Commissione Ambiente, sono con l'assessore Madama e con... Allora, abbiamo tutti gli amici del municipio e siamo contenti. Prima di ascoltare loro, una domanda all'ingegner Sollinas del Comune di Roma, che si occupa proprio di queste problematiche. Normale amministrazione il lavoro di questa mattina? Beh, sì, abbastanza. Diciamo che noi interveniamo su tutta Roma. Ci hanno chiamato con questo problema, siamo intervenuti abbastanza tempestivamente, compatibilmente con le disponibilità e la possibilità, e stiamo facendo questo intervento. Diciamo che è abbastanza ordinaria amministrazione, perché purtroppo a Roma di queste situazioni ce ne stanno diverse. Facciamo il possibile per cercare di rimediare. Quando poi abbiamo un presidente, quel presidente Lorenzotti, che è messo al corrente della situazione, si è subito attivato. Grazie presidente. No, grazie a voi, grazie all'Ama che si è subito attivata, che ha dimostrato buon senso, raziocinio e che la periferia non è abbandonata. Troppo spesso questi casi denunciati sono rimasti irrisolti, invece, ma come questo hanno fatto anche altri interventi, questo bisogna dirlo. Siamo stati molto celeri, credo anche sollecitati dalla televisione, ma noi lo conoscevamo il problema, però ovviamente poi quando uno va in televisione per fatti, diciamo così, brutti si deve adoperare. Ezio D'Angelo era con noi nell'intervista. Abbiamo messo la faccia, io ringrazio Roma 1 per chi collabora, diciamo, in un modo diretto sui problemi, ma non solo dell'ottavo municipio. Io credo che gli interventi vanno comunque in un certo senso accelerati, vanno sempre di più fatti, proprio perché questo municipio è particolare. E anche l'assessore era con noi nella denuncia. Sì, grazie. Questa mattina, essendo una giornata uggiosa, però sono talmente felice per la prima volta vedere realizzata questa cosa, mi fa tanto piacere. Adesso cosa bisogna fare, Presidente? Bisogna mantenere pulito questo spazio. Noi ora andiamo dal comandante Di Maggio, perché è lui che si occuperà poi di transennare, di recintare questa zona e renderla impenetrabile da parte di queste persone incivili che hanno creato il problema. I vigili devono occuparsi di evitare e di segnalare le persone che compiono questi scempi, perché questo è frutto della maleducazione, non è una discarica abusiva. e questo servizio non potevamo concluderlo se non nell'ufficio del comandante Di Maggio. Del comandante Di Maggio perché è il comandante dell'ottavo gruppo qui di Polizia Municipale ed è lui, l'occhio vigile in qualità di vigili urbani, che faranno del tutto per far mantenere pulito questo spazio che è stato bonificato questa mattina. Sì, siamo contenti che sia stato bonificato e ovviamente auspichiamo che queste bonifiche, noi chiediamo che avvengano sempre. Purtroppo c'è da segnalare una grandissima inciviltà da parte dei cittadini che sono del quartiere e anche degli altri quartieri dell'ottavo municipio, perché le discariche non si formano da sole, evidentemente sono i cittadini che inquinano l'ambiente e bisogna contrastare fortemente questo aspetto. Quella è un'area dove vengono svolte, si fa la scuola guida per motocicli e quindi abbiamo chiesto al municipio al fine di impedire che i veicoli possano introdursi nell'area e gettare rifiuti, di collocare dei nuggets o dei parapedonali affinché il transito sia impedito proprio e non si possa procedere allo scarico abusivo. Ringraziamo tutte le persone, tutte le entità, tutte le istituzioni che si sono adoperate per questo grande risultato e da parte nostra apponiamo un nuovo timbro fatto.